Il lavoro estivo di una squadra deve dare i suoi frutti, si spera succulenti, soprattutto nella stagione che va ad iniziare. Ecco perché la sfida alla Fermana dell'ex difensore dell'Udinese Domizzi è servita per fare il punto della situazione. Nel ritiro di Camerino, il gruppo agli ordini del professor Musa ha sudato con impegno e serietà. Mister De Luca ha studiato i suoi per trovare il modulo tattico che più si attaglia agli uomini di eccelsa caratura messi a disposizione dalla società. Così, l'allenamento condiviso con i gialloblu marchigiani ha fornito ai presenti indicazioni più che eloquenti. Sappiamo già che i leoni neroverdi tengono in pugno il pallino del gioco con la geometria marziale di Manzo e Biason nella prima frazione e con la zannante ed ancora illuminante Guadalupi nel cuore della pugna nella seconda. Poi la manovra lampeggia davanti, ove si accendono il genio di Taurino, l'estro di Danna e la pertinacia di Capitan Lattanzio, che proverà a colpire un paio di volte. Ma promette scintille pure la batteria di trequartisti col fosforo di Montinaro, legno per lui suppennellata da Piazzato, e col triplomane triarico, palo anche per lui. Qualche esitazione soltanto dietro, perché forse passare alla difesa a 4 da quella a 3 impone movimenti nuovi da memorizzare. Ecco, forse, le ragioni dei due gol fermani, il solito stacco solitario in mischia d'aria per Graziano, ad inizio primo tempo, ed un tap-in di Nepi nel secondo a suggello di un vertiginoso contropiede che ha trovato sguarnita e spaesata la retroguardia pugliese ed ha un po' preoccupato l'allenatore. Ma la preparazione prosegue in serenità con l'unico intento di limare queste imperfezioni e poter affrontare così l'annata nel migliore dei modi.